La prima cosa che devi fare quando arrivi a Tirana è farti una sigla. Allora, dove stiamo andando? Stiamo andando a Zubuzino. Stiamo andando a Tirana. A Tirana. Prendiamo una macchina e andiamo verso Saranda. Però passiamo prima da Valona e se ci riusciamo anche da Durazzo. In aeroporto o scegli di prendere un taxi a 20 euro oppure ti prendi con 4 euro l'autobus che ti porta a Tirana. Però parte quando parte. L'ultima volta che siamo venuti qua non c'era nemmeno il finestrino quasi, adesso c'è l'aria condizionata, almeno si può stare, che fuori ci sono 40 gradi, così almeno uno si riposa un po' al fresco, che veramente l'ultima volta eravamo in un autobus tipo del 15-18, senza finestrini, con le tende calde e sporche, e si moriva di caldo ed era giù, no era maggio, ora siamo a luglio, troppo caldo. Però almeno ce l'avevo condizionata. Macchina presa e stiamo guidando verso verso Durazzo prima, che abbiamo deciso di passarci. Poi a Saranda arriviamo forse a fare una merenda e un giretto e poi diretti, no, prima a Valona, no, a Saranda. Prima a Valona e facciamo un aperitivo. Ci sta un aperitivo a Valona. L'aperitivo a Valona e poi diretti verso Saranda per goderci un po' di mare. Siamo stati a Valona, bellissimo lungomare, ci siamo andati a fare un aperitivo con un po' di pesce crudo e qualcosa da bere, vista mare, bellissimo, solo che il mare non mi è piaciuto tanto, era un po' troppo verde, non so se è perché rispecchiava le montagne, ma era anche un po' torbida l'acqua, quindi non mi faceva impazzire. E quindi siamo arrivati a Saranda e questa è la situazione. Ora ci organizziamo, ci sistemiamo con questo rumore del mare che ci rilassa. Quanto costa acquistare casa a Saranda in Albania? Un appartamento di 140 metri quadrati circa, 210.000 euro, oppure un appartamento da 250 metri quadrati circa, 495.000 euro, oppure un appartamento da 77 metri quadrati, 115.000 euro. Ovviamente questi sono dei residence con la piscina condivisa. Questo è un appartamento di 75 metri quadrati, 98.000 euro. Un altro appartamento sempre con la piscina condivisa, 156.000 euro, 100 metri quadrati. E un altro appartamento vista mare, 220.000 euro, 129 metri quadrati. Se invece volete acquistare una casa a fronte mare di 228 metri quadrati, 900.000 euro. 75 metri quadrati, 98.000 euro. 116.000 euro, 77 metri quadrati, nello stesso palazzo di prima, sempre con la piscina condivisa. E stessa cosa quelli di sopra. Questi sono i prezzi degli appartamenti a Saranda in Albania. Allora, siamo stati una mattinata in spiaggia a Saranda. Adesso ci siamo spostati a Ksamil per pranzare, per commentare un ristorante di pesce qui a Ksamil, anche se oggi ci manterremo un po' più leggeri rispetto a ieri, perché ieri ci siamo appesantiti abbastanza, quindi faremo un pranzo leggero, ma che per alcuni potrebbe essere il cenone di Capodanno, mentre per noi è un pranzo leggero. Giudichiamo anche questo ristorante, vediamo se è buono. Si chiama Clea Fish Shop Taverna a Ksamil. Un po' di vino e ritorniamo a mare in una spiaggia a Ksamil. Allora, rispetto a ieri, questo ristorante non è gourmet,
quindi dovrebbe essere forse anche più casereccio, più tradizionale. Più tradizionale, esatto. Non dovevo bere troppa acqua perché proprio mi si erano asciugate le tempie. I neuroni non ce la stavano facendo più. Troppo sole. Comunque stamattina abbiamo fatto una bella colazione, c'è da dire anche qua, almeno io ho fatto una bella colazione. Vedi che non si riempiono così i bicchieri di vino. Grazie d'oro. Il bicchiere mio si riempie così. Un tazzone di vino mi ha fatto, ci posso bagnare i biscotti. Ah, oh, e poi guarda ieri che non si beve. Vino molto acetato. Allora, sono appena arrivati i primi piatti, non primi inteso come primi, ma i primi che hanno servito, e ci hanno servito il primo e l'antipasto insieme, ma vabbè, una frittura di pesce, di calamari, e il primo che sarebbe una linguina ai frutti di mare, con cozze, calamari, scampi, eccetera, vi faccio vedere. Questa è la frittura, e questo è il primo. Parto subito dalla frittura. È molto buona. La frittura è buona. Non è nemmeno troppo oliosa. Assaggiamo la pasta. Buona anche la pasta rispetto a quella di ieri, che il gusto del pesce era slegato dalla pasta. Questa è buona. Forse se proprio dovevo trovare il pelo nell'uovo, c'è troppo aglio. E poi una bella grigliata di gamberoni, polpo, seppie, credo che siano anche totoli, perché ci sono questi più grossi che sembrano totoli, e devo dire che è veramente buona. Sai che cosa sto apprezzando di questi gamberi? L'ho notati anche nella pasta, che sono puliti. Sono sgusciati. Non solo sgusciati, ma gli levano anche il budello. Non ce n'è il budello, sono puliti. Mentre da noi te lo servono così, poi io, soprattutto nei gamberoni arrostiti, voglio levare il budello poi, che si sfalda tutto, mentre qua è già tolto, è perfetto. Allora, piccola recensione finale. Siamo onesti, mangiare era buono rispetto a quello di ieri, molto più buono, più saporito, più vicino alle nostre culture culinarie. E anche il prezzo, ovviamente abbiamo preso un primo in meno e un secondo in meno rispetto a ieri, e anche mezzo litro di vino e ieri una bottiglia da 75. Abbiamo speso 6.550 lek, che sono 66 euro, 65 euro, rispetto a ieri che ne abbiamo spesi 120. Ah, e due bottiglie d'acqua abbiamo preso. Io direi che rispetto a quello di ieri il prezzo... Sì, il prezzo è giusto, alla fine in due persone abbiamo mangiato. Figurati che qua non abbiamo toccato nemmeno il pane. E ieri abbiamo speso il doppio praticamente, grazie. Quindi direi che lo consiglio rispetto a quello di ieri, che si mangia bene, il prezzo è anche, diciamo, nella media. Il secondo era... La grigliata di pesce era enorme, era buonissima, veramente buona. Allora, vi hanno detto che in Albania i lidi costano poco, e quindi siamo venuti qui a provare questa bellezza di questo lido, con le classiche amata sul mare. E udite, abbiamo speso semplicemente 30 euro per un lettino così, con questa postazione e questa amata a disposizione. E vi posso dire che in Sicilia, nel lido più tra virgolette
economico nei posti diciamo un po' più carini, con 30 euro ti danno semplicemente un ombrellone e due lettini, tra l'altro nemmeno i lettini quelli col materasso, ma proprio i classici lettini da mare, quindi direi che è davvero conveniente. Ma quindi convengono questi lidi in Albania rispetto ai nostri lidi? Secondo me sì, non solo per il prezzo ma anche per i servizi offerti. Qui anche il lido un po' diciamo più tranquillo e meno luxury possibile, ti fa il servizio direttamente nella postazione, infatti attraverso il QR code puoi ordinare, addirittura anche la shisha, se tu vorresti fumarti la shisha, l'arghilè, te la portano fino a qua con 20 euro per due persone con due gusti e ti puoi fumare tranquillo nel tuo lettino la tua shisha, ti puoi bere il tuo cocktail e goderti questo panorama. Non solo, un'altra cosa da non sottovalutare sono i parcheggi, perché tipo da noi in Italia, a parte essere carissimi, qui abbiamo pagato per l'intera giornata 5 euro e non è nemmeno poco per queste zone, quindi alla fine per tutta la giornata parcheggiare la macchina con 5 euro direi che è abbastanza ottimo come prezzo. In più, come stavo dicendo, da noi la maggior parte dei lidi non hanno i parcheggi e altri, se ce li hanno, sono carissimi e quindi sei costretto a lasciare la macchina chissà dove per poi farti non so quanti chilometri a piedi, perché molto spesso non ci sono nemmeno navette a servizio per portarti nel tuo lido, oppure pagare, come stavo dicendo, dei prezzi esorbitanti per un parcheggio per l'intera giornata. Invece qui non solo costano poco, ma ci sono parcheggi ovunque, quindi tu arrivi vicino al tuo lido, parcheggi e ti godi la giornata al mare. Inoltre, servizio, per esempio ristorazione, direttamente in postazione, noi abbiamo preso un aperitivo e non abbiamo pagato il servizio al tavolo qua, direttamente nel lettino, ma con 6 euro l'uno abbiamo preso un cocktail con l'aperitivo. Non tutti i posti sono economici, infatti per quanto riguarda il beverage qua forse si può equiparare ai prezzi nostri, perché un cocktail varia dagli 8 ai 10 euro, mentre qui abbiamo speso 6 euro con tutto che ce l'hanno consegnato qua direttamente nella postazione. Devo dire che sono davvero soddisfatto, si sta benissimo, c'è caldo, la temperatura è intorno ai 40 gradi come da noi in Sicilia, quindi ci sono abituato, però devo dire che l'acqua è fresca, quando senti caldo ti tuffi e stai bene. Quindi conviene andare in vacanza in Albania? Come in ogni posto, ci sono posti che convengono e posti che non convengono. Ci sono posti dove approfittano della situazione turismo e quindi se ne approfittano anche del turista, come ci sono posti dove si risparmia veramente. Durante l'alta stagione è ovvio che i prezzi sono rincarati, però vi posso dire che noi abbiamo affittato una macchina a soli 25 euro al giorno, ma poi alla fine ci ha fatto un ulteriore sconto, quindi ci veniva intorno alle 22 euro, senza pretese però, giustamente, senza volere il Porsche Cayenne, una semplice 500X e via. Tanto alla fine ci interessa solo spostarci, utilizzarlo come mezzo di trasporto e basta, non ci dobbiamo vivere. Quindi risparmiare anche nel mezzo non è da poco, perché noi per affittare una macchina ti volano dalle 50 alle 80 euro al giorno, mentre qui con 22 euro abbiamo affittato la macchina al giorno, compresa di assicurazione casco. Il cibo, come potete vedere nei video che ho fatto, è abbastanza economico, ma è ovvio che ci sono posti dove spendi anche di più. Quindi possiamo dire che fino ad oggi l'Albania resta comunque una meta economica, almeno fino ad ora, anche se la prospettiva è quella di migliorarsi e quindi aumentare i servizi e con essi anche i prezzi. E già lo si nota dalle città come Tirana, che fino a 5 anni fa
forse anche qualche anno in meno, si spendeva molto di meno, adesso i prezzi sono quasi allineati a tutto il resto dei paesi europei. Ci stiamo ritirando, non vi ho detto che siamo a Xamil. Io direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo come sempre alla prossima avventura, ciao!